Ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornate nel mio canale. Come promesso, ecco il nuovo video. Inizio già col farvi le mie scuse, ma oggi ho veramente sofferto tantissimo di allergia. Infatti la mia voce si sente. Ditemi se anche per voi è così, perché per me queste due giornate sono state veramente una cosa invivibile. Infatti stavo fuori un attimo e occhi che lacrimavano, starnutivo in continuazione, era veramente una cosa invivibile. Quindi perdonatemi per questo. Però oggi ho deciso di parlarvi di una cosa che secondo me potrebbe interessarvi. Allora, oggi parleremo dell'editing. Editing delle foto, quindi come le edito io, con che applicazioni, che strumenti utilizzo. In questo video vi mostrerò come prenderò una foto e la modificherò da zero, in modo tale che voi vedrete ogni singolo passaggio, così per capire tutto quanto. Allora, partiamo con la schermata delle mie applicazioni. Nella prima riga ho messo le tre applicazioni che appartengono praticamente allo stesso marchio e sono QuickShot, VideoLip e PhotoFox. VideoLip è un'applicazione che si occupa esclusivamente di video, quindi non guardatela. Per quanto riguarda invece le foto, sono utilissime sia QuickShot che PhotoFox. Allora, QuickShot lo uso essenzialmente per modificare a livello di filtri le foto, quindi aggiungo i filtri alla foto. Invece PhotoFox lo utilizzo in questo modo qua. Apriamo l'applicazione. Selezioniamo l'immagine che vogliamo. Ora vado a premere il pulsantino, quello con la specie di gomma, ci premo sopra e mi isola in automatico l'immagine principale della fotografia. Ok, l'ha isolato, però c'è ancora magari qualche imperfezione, quindi andiamo a definirla con sempre quel pulsantino lì della semigomma e andiamo a definire tutti i dettaglietti in questo modo qui. Quando l'abbiamo fatto, abbiamo la nostra immagine ritagliata, solamente il nostro viso pronto, e sotto possiamo metterci qualsiasi sfondo. Quindi aggiungiamo un livello cliccando sul più. Possiamo scegliere appunto tra tutte queste voci qua. Io ho scelto quella dell'immagine, quindi prendo un'immagine a caso dalla mia galleria e la aggiungo. Visto che adesso il nostro viso è sparito, vuol dire che il livello che noi abbiamo appena aggiunto dobbiamo spostarlo sotto in modo tale che sia dietro il nostro viso. Ok, adesso, visto che il livello si è posizionato nel punto giusto, quindi il nostro sfondo è dietro il viso, andiamo a muovere per regolare come vogliamo l'immagine. Ed ecco qua il risultato finito. Secondo me è molto utile quando devi creare qualcosina di più particolare anche riuscire a isolare la singola immagine senza diventare matto. Poi abbiamo Pinterest, che tutte voi immagino conosciate, infatti ci sono tutte le immagini che puoi scaricare e puoi utilizzare. In seguito, nella riga sotto, abbiamo le applicazioni che uso per editare le foto in generale, quindi parliamo di Piccolage, che sostanzialmente appunto sono i collage delle foto, Facetune 2, che per me è fondamentale perché è la prima applicazione che utilizzo per modificare una foto. Adesso comunque vedrete nel video che vi mostrerò come l'ho utilizzata. E anche le altre due sono molto utili, Spark Post in particolare, vi mostrerò anche questa come lo utilizzo. In generale la utilizzo per inserire il testo all'immagine, per creare tipo una locandina, dei poster, queste cose qua, ma è veramente veramente super utile ed è possibile rimuovere la filigrana, il nome dell'applicazione dalla foto che voi avete editato. Sotto invece abbiamo le applicazioni che utilizzo anche queste per i filtri, le prime tre principalmente, che sono Tezza. Ci sono quattro filtri disponibili, io utilizzo sempre il secondo, che però va molto bene, devi saper regolare un pochettino l'intensità, però è devastante. Prequel, che immagino più o meno quello potreste conoscerlo, ti permette di editare sia video che foto con gli effetti, e hai degli effetti statici oppure degli effetti in movimento proprio. PixArt, un'altra applicazione che utilizzo per editare le foto, questa qua appunto un pochettino, come dice dal nome, un po' più artistica. Funicam non la uso tanto, devo dire, sto ancora cercando un pochettino di capire come funziona o comunque vedere tutte le sue funzionalità. Nella riga sotto ancora abbiamo Photoshop Fix, che utilizzeremo appunto nel video che andrò a mostrarvi a breve. Poi Lightroom, ho comprato degli effetti ed va veramente benissimo appunto per modificare le immagini poi con una certa qualità, perché copi e incolli l'effetto e ti applica tutte le caratteristiche di quell'effetto alla tua foto. Ovviamente io in questo caso li ho comprati, però in generale se non prendete dei filtri
Non ci sono su Lightroom dei filtri di per sé, però è possibile migliorare la qualità dell'immagine dal punto di vista della luminosità, della nitidezza, c'è il miglioramento automatico. Quindi questo può essere utile. Boom, Photoshop Express è un'altra versione di Photoshop, però uso principalmente io la prima, che mi trovo da Dio. E poi, boom, le altre sono varie applicazioni anche in generale, alcune per i video, un'altra dei filtri, però quelle che vi ho detto sono quelle che uso in assoluto di più. Ora, visto che se no continuo a parlare, invece io voglio farvi vedere e voglio farvi capire effettivamente come faccio, iniziamo. Quindi prendiamo la prima foto, questa qui che ho scelto. Apriamo Facetune. Allora, prima di tutto quello che io faccio sempre è utilizzare il Leviga, appunto perché se abbiamo qualche differenza sulla pelle, qualche imperfezione che magari vogliamo un pochettino oscurare, quel livello lì ci rende la pelle estremamente liscia, però non con un effetto finto. Poi andiamo su dettagli ed evidenziamo i dettagli degli occhi e delle labbra, in modo tale che il tutto sia abbastanza omogeneo, però senza appunto andare a nascondere i nostri occhi o le nostre labbra. Andiamo a prendere lo strumento luminosità e in questo singolo caso la foto, ovvero il viso, è isolato da uno sfondo bianco, quindi l'effetto luminosità non si nota a livelli esagerati. Facessi su una foto normalissima, diciamo che tende ad evidenziare forse troppo i colori, quindi io tipo nelle mie foto scelgo magari di farlo mirato sulle labbra o leggermente appunto sulla palpebra, per dare quell'effetto appunto un pochettino più luminoso. In questo caso lei, avendo uno sfondo bianco dietro, glielo applico su tutto il viso. Adesso noi dobbiamo andare a prendere, visto che lei ha leggermente un po' di occhiaie, andiamo a prendere il correttore e in maniera leggera glielo passiamo sotto gli occhi. Ok, salvata la nostra immagine, andiamo ad aprire Photoshop. Allora, principalmente io in Photoshop utilizzo tre strumenti: correzione, clona timbro e ogni tanto rattoppo, dove magari ci sono delle zone complicate per semplificarmi la vita. Qui adesso farvi una cronologia completa risulterebbe un po' complicato, quindi vi dico, vedete comunque i pulsantini che sto andando a premere, utilizzerò la correzione, il clona timbro, che vuol dire prendo il colore di un determinato punto, possibilmente vicino alla zona dove devo andare a modificare e a cancellare, e vado ad applicarlo. La correzione è utile sia prima per appunto magari cancellare quei dettaglietti un pochettino più piccoli dove non ha senso andare a prendere appunto il timbro, per esempio qualche brufolino, qualche macchietta, qualsiasi cosa di questo tipo, ma è utile anche quando hai finito col clona timbro, quindi quando hai finito diciamo di fare quelle modifichette lì, per andare ad omogenizzare il colore, prendere appunto la correzione e passarcelo sopra, in modo tale che ti rende tutto molto più uniforme. In questo caso, a questa ragazza, manca leggermente qua da definire il sopracciglio, quindi con il clona timbro vado a prendere appunto il punto delle sopracciglia vicino a dove devo andare a modificarlo, vado appunto a stenderlo piano piano. È un'operazione complicatissima, lo so, e probabilmente nelle vostre foto magari non sarà neanche così fondamentale. E quando magari avete dei buchetti sulle sopracciglia, non applicate lo strumento correzione, ma appunto clona timbro, per esempio per oscurare magari qualche buchetto qua. Ho deciso di fare appunto solamente metà del viso per farvi vedere la differenza tra l'una e l'altra. Vedete anche che ha un po' di macchiolina qua sotto il nasino, in questo caso come me che ho l'allergia. Ecco, anche qui con gli strumenti correzione e clona timbro vado a cercare di oscurare questo alone rosso. Con lo strumento correzione in generale vado a coprire tutte le possibili macchioline o quelle zone appunto non tanto definite, tipo i puntini neri che ci sono magari qui, i peletti qui delle sopracciglia che magari quelli piccolini che non abbiamo fatto, tutti questi dettaglietti qua vado a sistemarli con lo strumento correzione. Clona timbro, diciamo, è per le cose un pochettino più marcate e più difficili da oscurare con lo strumento correzione. Ok, salviamo adesso l'immagine. Ok, ho diviso le immagini adesso in modo tale che voi capiate quale è prima e quale è dopo la modifica. Andiamo ora su Quick Shot, così vi faccio vedere qualche effettino, e scegliamo quali tra quelli senza stellina possiamo andare ad applicare. Ok, io ho scelto questo qui. Salviamo l'immagine. Adesso andiamo ad unire le due facce in modo tale che vediate la differenza. In realtà io ho preso lo stesso identico lato, l'ho semplicemente spostato dall'altra parte, così vedete perfettamente le modifiche che sono state fatte. Andiamo ad aprire Spark Post. Perché?
perché voglio scrivere sopra l'immagine. Vi mostro anche come funziona un pochettino Spark Post. Mettiamo la scritta, lì abbiamo la possibilità appunto di veramente fare di tutto, io lo adoro. Comunque ve ne ho già parlato prima, quindi non vi torno a ripetere tutto. Sostanzialmente però della scritta potete decidere qualsiasi cosa. E la cosa positiva è che dopo che l'avete fatto potete salvare l'immagine senza l'etichettina annuncio. Quindi abbiamo fatto tutto questo, abbiamo fatto prima e dopo, abbiamo salvato l'immagine. Ora però ho questa scritta piccolange che mi dà fastidio. Cosa faccio? Prendo Photoshop, prendo il clonatimbro e vado a cancellare bene tutta la scrittina, tutta, sia da un lato che dall'altro. Zoomate, così vedete bene per la precisione, poi allontanatevi per vedere se quello che avete fatto effettivamente va bene. Un'altra cosa che potete fare, sia con correzione che con clonatimbro, è regolare sia la dimensione che l'intensità, tutte e due le cose. Quindi sistemate voi anche in base alle vostre necessità. Abbiamo terminato, questa è l'immagine del prima e del dopo modificata, così vedete appunto effettivamente le modifiche che sono state fatte. Sostanzialmente, per semplificarci la vita, che altrimenti vi incasino e basta, anche se è un tutorial quindi potete appunto rivederlo pian piano eccetera, le applicazioni che ho utilizzato sono state in ordine: Facetune per iniziare a levigare il viso e sistemarlo, Photoshop Fix per andare appunto a sistemare proprio le cose che non vanno. Poi ho utilizzato Quick Shot per scegliere l'effetto. Ho preso poi Piccolage per andare ad unire le due foto, Spark Post per aggiungere le scritte e Photoshop per cancellare la scritta di Piccolage. Questo è quello che ho fatto. Ovviamente è un consiglio, queste sono le applicazioni che utilizzo io, vedetevelo con calma, sperimentate, perché fidatevi, in questo caso la pratica è l'unica cosa che semplifica la vita ed è anche bello editare le foto alla fine. Spero che vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto, so che è stato un video un po' più particolare, però secondo me può essere anche molto interessante, soprattutto magari quando fate merenda o non avete niente da fare, vedere un video in cui vi spiega un pochettino come può funzionare può essere piacevole, ma può anche intrigarvi poi andare a sperimentare, vedere, migliorare le proprie foto. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina per l'avviso di notifica dei prossimi video che usciranno. Vi lascio anche qui il mio profilo Instagram, soprattutto visto che appunto vi ho parlato di come edito delle foto. Volete andare a dare una sbirciatina sulle foto che io ho pubblicato e come soprattutto appunto le ho editate? Quindi adesso vi saluto, anche perché questa allergia si sta sentendo, e ci vediamo al prossimo video!